i romani bocciano il livello dei servizi della capitale. È di 5,3 su 10 il giudizio medio dei cittadini, secondo l'indagine sulla qualità della vita realizzata dall'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi, presentata oggi in Campidoglio. A toccare il fondo soprattutto i trasporti e l'igiene urbana, ma tutti i 18 servizi pubblici risultano in flessione. I più insoddisfatti i residenti del primo municipio nel centro storico, mentre i meno arrabbiati sono risultati di abitanti di Ostia. Preoccupa che non ci sia mai stata un'inversione di tendenza, ha commentato il presidente dell'agenzia Carlo Sgandurra, ma questa è la voce dei cittadini, è interesse di tutti ascoltarla. Dopo il ritrovamento del primo scheletro il 20 settembre scorso, sono venute alla luce altre due sepolture di età tardo-antica, proprio di fronte alla metro piramide. Si tratta dei resti di una donna e di un bambino. La presenza di numerosi chiodi porta a ipotizzare che l'inumazione sia avvenuta in una cassa, il cui legno è deperito nel corso dei secoli. Il fanciullo era deposto all'altezza dell'anca della donna. Il ritrovamento è avvenuto durante gli approfondimenti effettuati dalla Soprintendenza Speciale di Roma nello scavo Acea di Piazzale Ostiense. Un trentenne romano è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Roma a Tor Bella Monaca per diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e tentata violenza sessuale. L'uomo ha chiamato una ventenne con la quale aveva avuto una relazione e l'ha minacciata. Se la ragazza non gli avesse inviato video e foto a chiaro contenuto sessuale, avrebbe divulgato sui social altro materiale di cui era già in possesso, ritraente la stessa ragazza in atteggiamenti intimi. Successivamente ha chiesto alla vittima un rapporto sessuale, organizzando un incontro in un parco della zona. All'incontro però si sono presentati anche i carabinieri che lo hanno bloccato. Roma è un palcoscenico naturale, ci riempie di onore poter ospitare eventi speciali come l'Open d'Italia di golf. Lo ha detto oggi la sindaca di Roma Virginia Raggi durante la presentazione del 76esimo Open d'Italia di golf, in programma dal 10 al 13 ottobre all'Olgiata Golf Club. Un evento che guarda già alla Ryder Cup del 2022, che si disputerà sul green del Marco Simone Golf and Country Club di Guidonia. Stiamo già lavorando da un anno per poter rendere Roma e Guidonia più vicine dal punto di vista logistico, ha spiegato Raggi. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.